Con questo video siamo giunti al quarto tutorial dedicato all'Ice Method. Questo è senza dubbio quello più suggestivo, visto che ti farò vedere come potrai generare dei profitti investendo nelle scommesse sportive con la tecnica dell'interesse composto. Io mi chiamo Luigi Sallusti, sono un financial betting advisor ed aiuto le persone come te ad investire con successo nel mondo delle scommesse sportive in maniera consapevole grazie all'investimento Ice Method. Ma prima di procedere con la presentazione ti ricordo che questo video è suddiviso in ben tre parti che potrai consultare singolarmente andando nella descrizione di questo video e cliccando sul minutaggio del timestamp o anche sulla barra di scorrimento di avanzamento del video cliccando sui singoli capitoli. Ma bando alle ciance, andiamo subito, iniziamo subito questa presentazione, ma dopo la nostra breve intro. Prima parte di questo interessantissimo video nel quale andrai a capire quanto è possibile guadagnare con il Ice Method, ma prima ti devo dare delle informazioni di base, quindi andiamo a parlare di investimento Ice Method e scommesse di interesse composto, un nuovo metodo di investimento e una nuova prospettiva di guadagno. Andiamo a vedere i parametri dell'investimento Ice Method. Iniziamo subito col quanto investire. La cifra mensile minima che consiglio a chiunque voglia investire è quella di 50 euro mensili. Con questo budget sarà possibile generare un buon margine di profitto. Poi, se decidessi di investire di più, tanto meglio per te. Passiamo alla durata. La durata è fondamentale. Dalle ultime stime è consigliabile un periodo di 5 anni per ottenere, alla fine, un utile superiore al 20% sull'intero budget investito. Poi, se ti sembra poco, possiamo sempre confrontarci per una consulenza. Quindi, se volessi investire magari 100 euro al mese, anche per una durata di magari 6-7 anni, o cambiare il budget, quindi investire 200 euro al mese per 3 anni, quindi accorciare la durata ed investire maggiormente, potrai sempre contattarmi per una consulenza, quindi parleremo dei due obiettivi, delle due esigenze e ti stilerò un piano di investimento personalizzato. Il bookmaker adatto, dove è consigliabile effettuare le varie scommesse settimanali? Di siti di scommesse, che si chiamano bookmaker, ce ne sono tanti. Per ordine di importanza, affidabilità e quote offerte ti consiglio Eurobet, Betflag o Goldbet. Passiamo ora a parlare di interesse composto e scommesse sportive. Interesse composto, di cosa si tratta? Diamo una breve definizione. Stiamo parlando della capacità di generare interessi su interessi, un meccanismo conosciuto anche con il termine di capitalizzazione composta. La magia dell'interesse composto si basa su una crescita esponenziale anziché lineare, vedi quella dell'interesse semplice. Passiamo ora a parlare di scommesse in serie. Cosa sono queste scommesse in serie? Partendo da una frazione del budget totale si generano un determinato numero di scommesse utili a generare il guadagno preventivato. Una volta raggiunto si comincerà una nuova serie con il budget maggiorato, ottenendo così interessi sempre maggiori. I potenziali guadagni. Praticamente con il mio metodo di investimento Ice Method punterò a farti vincere poco e spesso. Quindi guadagnare poco e spesso dove dovrebbe condurre l'investitore? Analizzando le tabelle del foglio Excel ti spiegherò con dati alla mano i possibili guadagni che potrai ottenere. Poi, nella terza parte, passeremo anche a qualche esempio reale di scommesse in serie. Quindi abbiamo dato una breve panoramica dei parametri di base di questo investimento, abbiamo parlato di interesse composto e scommesse in serie. Passiamo ora alla seconda parte del video nel quale andrai a vedere i guadagni effettivi che potrai realizzare se deciderai di investire nell'Ice Method. Allora, conclusa la prima parte della presentazione, passo a farti vedere il file Excel che ho elaborato per farti capire nel migliore dei modi come andremo a generare i profitti con un budget comunque ben predefinito. Iniziamo a farti vedere questa prima tabella, il confronto tra interesse semplice e interesse composto. Come puoi vedere abbiamo il numero di serie, quindi le serie di scommesse che ti farò vincere nel corso dell'investimento. Quindi si inizierà comunque con un capitale di 10 euro e si maturerà comunque degli interessi. Quindi passiamo prima all'interesse semplice. Interesse semplice, come puoi vedere, si inizierà a puntare 10 euro con il nostro obiettivo, in questo caso ad esempio, di vincere il 10% sul budget iniziale, quindi 10 euro. L'1% e il 10% è un euro generato, quindi un rendimento finale di 11 euro pari al 10%. Andando avanti, questo budget comunque rimane sempre lo stesso, quindi non si andrà
ad incrementarlo, arriverà sempre a 10 euro, si genererà un'altra serie di scommesse, in questo caso magari sarà vincente, e si andrà a guadagnare un altro euro, quindi i 2 euro sul totale di budget iniziale. Quindi, con questo ragionamento si investiranno sempre 10 euro e facciamo conto di arrivare al 60esimo serie vincente, quindi 60 serie vincente consecutive, andremo comunque a generare, come può vedere, evidenziando tutta la tabella, dalla serie numero 1 alla serie numero 60, abbiamo un totale di sempre i nostri 10 euro puntati, 1 euro vinto, 11 euro totali, per un totale di 60 euro vinti complessivi. Quindi 60 serie per 1 euro di guadagno uguale a 60 euro, molto semplice, che saranno pari al 600% sull'investimento base di 10 euro. Quindi questi 10 euro dove li abbiamo presi? Li abbiamo presi dal primo versamento mensile. Infatti, se deciderei di investire nelle SMED la cifra consigliata di 50 euro mensili, quindi 3.000 euro in 5 anni, si prenderà una parte di budget e si investirà comunque sulla prima scommessa in serie. Quindi, detto ciò, passiamo a vedere l'interesse composto, come elabora anche il ragionamento, che è molto più importante. Quindi passiamo di qui, iniziamo sempre con i nostri 10 euro per vincerne sempre il 10%. In questo caso, come nell'interesse semplice, abbiamo vinto 1 euro. In questo caso però non si vanno a giocare sempre 10 euro, ma si vanno a giocare gli 11 euro. Quindi digitiamo 11, evidenziamo la seconda riga della tabella e poi vedere come l'interesse già aumenta del 10%, quindi 1,10€, per un totale di 12,10€, che equivalgono al 21%. Rispetto all'interesse semplice abbiamo l'1% in più, quindi si passa dal 20% al 21%. Questo ragionamento, quindi del puntare sempre il guadagnato più il budget iniziale, se lo facciamo per 60 volte, vediamo cosa succede. Andiamo giù, evidenziamo tutta la nostra tabella. Come puoi vedere, si passerà da 11 euro, 12 euro e 10, 13 euro e 31, fino al 60esimo colpo, che come puoi vedere, andando giù nella tabella, si arriverà ad ottenere 2768 euro, che giocati a loro volta daranno 2776,80 euro di vincita, per un totale di oltre 3000 euro, pari al 30.348% sul budget investito. Quindi cosa significa? Che 10 euro sono stati trasformati in oltre 3.000 euro se sarò in grado di consigliarti queste 60 serie consecutive vincenti. Come puoi vedere, con l'interesse composto è tutto stravolto, cambia tutto quanto rispetto all'interesse semplice. Adesso la domanda è questa: è tutto bello, è tutto meraviglioso, comunque si trasformano 10 euro in 3.000 euro con 60 serie consecutive, ma metti caso una serie risulta perdente, che cosa succede? Succede che, mettiamo caso, iniziamo il nostro investimento, arriviamo alla decima serie di gioco, quindi puntiamo 23,50 euro su una serie di scommesse per farti generare comunque il 10% di investimento sul budget puntato. La serie viene persa. Quindi che succede? Tutto il budget viene perso. In questo caso però non abbiamo perso tutto il budget, ma solo 10 euro. Ogni mese ne verranno caricati 50. E metti caso che una serie venga consigliata, una serie vincente per ogni mese. In questo caso saremo arrivati al decimo mese, ma sul tuo conto gioco non ci saranno più 50 euro, in questo caso 40 perché 10 ne persi, ma comunque ce ne saranno molti di più, in quanto al decimo mese, se investirai 50 euro al mese, ce ne saranno ben 500. Tolti 10 euro, ce ne avrai 490. Quindi sarà mio compito generare più serie in parallelo per andare ad effettuare più scommesse e un ragionamento in parallelo di questo che hai appena visto. Quindi se magari una serie arriva alla decima e poi perde, magari ci sarà un'altra che arriva al ventesimo o al venticinquesimo. A quel punto sarà la mia premura, quindi, nel gestire il capitale in questione, per comunque generare un attivo. Quindi possiamo anche perdere 8 serie su 10, ma quelle due che magari arrivano a qualche numero più elevato andremo comunque a recuperare i soldi persi. Quindi, altro ragionamento che ti devo fare è l'interesse composto a livello mensile. Quindi clicchiamo su questo secondo foglio, potenziali guadagni, e andiamo a ragionare in termini mensili. Cosa significa questo? Significa che iniziamo dall'interesse semplice, vediamo la differenza finale che sarà veramente sbalorditiva. Iniziamo dal primo mese, quindi io dico, con le varie serie non mi interessa quante ne gioco, quanti euro ci punto, voglio che il guadagno finale al primo mese sia dell'1%, quindi mediamente un guadagno sia dell'1% al mese. Quindi in un mese potremmo vincere il 5%, nell'altro mese potremmo perdere il 3%, poi potremmo rivincere il 10%, perdere il 20%. L'importante è che si abbia una media dell'1% netto. Quindi interessi sono 30 euro, 3.030, quindi l'1%. Andando avanti così,
per tutta la durata dell'investimento, che come ho consigliato all'inizio del video è di 5 anni, quindi 5 per 12 mesi sono 60. Quindi andiamo al 60° mese, quindi la colonna numero 1, andiamo a scorrere fino ad arrivare a 60, evidenziamo tutta la tabella e abbiamo sempre i nostri 3.000 euro di puntata per ogni mese, che genereranno 30 euro netti al mese. Quindi arriviamo al 60° mese, eccolo qui, e abbiamo un totale di 1770/1800 euro, quindi un totale del 60% di guadagno, se riuscirò a farti vincere l'1% per ogni mese di investimento. Adesso sta a te anche decidere con questo ragionamento se allungare l'investimento, quindi magari non sono 60 mesi, è il doppio, se arriva a 120, quindi comunque l'investimento finale sarà comunque raddoppiato. Comunque ritengo molto buono ottenere dopo 5 anni un investimento, un successo, quindi di 1800 euro, un investimento del 60% sul capitale iniziale che è di 3000 euro. Tutto viene stravolto con l'interesse composto. Quindi rimaniamo con i 3000 euro da investire ogni mese e ricavare l'1% ogni mese. In questo caso 3030 euro, l'1% perfetto. Secondo mese andiamo ad accendere la seconda riga, a far vedere la seconda riga della tabella, saranno 3030 e non più 3000, quindi darà, vedi come puoi vedere, un interesse già di 30 centesimi in più, che adesso non sono niente, ma tra qualche minuto vedrai. Quindi 3060,30 euro, 60,30 euro è già il rendimento del 2%. Andiamo avanti, facciamo questo ragionamento per 60, visto che 60 sono i mesi, quindi 5 anni. Andiamo avanti, evidenziamo tutta la tabella. Quindi 3030, 3060,30, 3090,90 e così via. Si andrà sempre ad investire il budget iniziale più gli interessi comunque maturati. Quindi se, e ricorda sempre se, visto che comunque è sempre un gioco d'azzardo, c'è sempre rischio, anche se molto limitato, grazie a questo tipo di scommesse, arrivassimo al 60° mese di rendimento costante all'1%, arriviamo ad ottenere un guadagno di tra 5.342 e 5.450 euro, quindi ben l'80% sul budget iniziale che era di 3.000 euro. Cosa significa? Significa che in 60 mesi, quindi in 5 anni, avremmo quasi raddoppiato il capitale con le nostre scommesse ad interesse composto. La differenza tra l'80% di interesse composto e il 61% dell'interesse semplice. Veramente un'enormità. Questo con l'1%. Qualora le cose andassero bene, mettiamo il 2%, la tabella viene stravolta. Arriviamo quindi col 2% al 60° mese di investimento, quindi di attivo dell'1% costante fisso, arriveremo tra 9.368 e 9.555 euro, quindi oltre il 200%, quindi abbiamo raddoppiato di gran lunga il capitale. Quindi avremo un totale di 9.000, avremo quasi triplicato, perché alla fine 3.000, 9.000 sono quasi tre volte, quindi comunque un rendimento netto del 200%. Bene, che dire, la cosa è molto allettante, ma prima di andare avanti ti consiglio comunque di vedere gli altri video tutorial sul mio canale YouTube. E adesso ripassiamo alla presentazione del nostro file PowerPoint. Terza parte del video dedicata ad alcune delle serie di scommesse di interesse composto che ho elaborato e vinto nella stagione 2019-2020. Prima di andare avanti ti ricordo, se ancora non hai fatto, di iscriverti al mio canale YouTube e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi contenuti video che troverai di settimana in settimana sul mio canale. Andiamo a vedere la prima serie di scommesse ad interesse composto. Abbiamo questa prima serie iniziata appunto il 17 gennaio 2020 con il budget, come visto nella parte centrale dei video, di 10 euro su un totale di 50 euro mensili, con un rendimento prefissato del 10%, quindi l'obiettivo di arrivare ad 11 euro. La prima scommessa risultata perdente, quindi abbiamo un budget aggiornato di 8 euro, quindi da 10 euro siamo passati ad 8, con la serie che è ancora in corso. Per la nostra seconda scommessa della prima serie abbiamo come statistiche di base le stesse che hai visto un attimo prima, quindi budget di 10 euro che adesso sarà diventato di 8 perché due ne abbiamo persi prima, nella prima giocata, rendimento prefissato del 10%, l'obiettivo di 11 euro. Seconda scommessa comunque sbagliata come puoi vedere, con il budget che scende adesso a 6 euro con la serie ancora in corso.
Arriviamo ora alla terza giocata della nostra prima serie, quindi le statistiche non cambiano, l'obiettivo è sempre 11 euro. Esito vincente, in questo caso come puoi vedere abbiamo vinto con 3 euro 11,55 euro, per un rendimento totale di 14,55, perché agli 11,55 vanno aggiunti i 3 euro rimasti del budget iniziale. Quindi abbiamo come risultato una serie conclusa e l'obiettivo ampiamente raggiunto, visto che siamo arrivati a totalizzare 14,55 euro. Conclusa la prima serie, si passa adesso alla seconda serie, con le statistiche di base che cambiano. Quindi abbiamo un budget di 11 euro, un rendimento prefissato costante del 10% per l'obiettivo finale che sarà di 12,10 euro. La differenza tra il budget raggiunto nella prima serie e questo iniziale della seconda, ovvero di 14,55 meno 11 euro, ovvero quindi 3,55 euro, questi 3,55 euro verranno impiegati in altre scommesse, quindi si punterà a vincere più serie con il budget comunque che è avanzato rispetto all'obiettivo prefissato nella prima serie. Quindi in data 5 febbraio 2020 si inizia la seconda serie con la prima bolletta che risulta perdente, quindi dal budget di 11 euro si toglieranno 2 euro e si passerà quindi a un totale di 9 euro con la serie ancora in corso. Si passa così alla prossima settimana con una nuova scommessa da effettuare, con le nostre statistiche di base che rimangono le stesse. La bolletta è questa qui, con North Zealand Horses, esito Handicap X, esito perdente, si perdono altri 2 euro, quindi da 11 euro si è passato a 9 euro e si passa adesso a un totale di 7 euro, con la serie ancora in corso. Quindi abbiamo altri 7 euro da dover investire nel migliore dei modi per arrivare all'obiettivo di 12,10 euro. Si aspetta il prossimo weekend e si passa alla terza scommessa della seconda serie, con le statistiche che comunque non cambiano, l'obiettivo è sempre di raggiungere 12,10 euro. La bolletta in questo caso è vincente, con Genoa Lazio Handicap X, che grazie al pronostico in questione, quotato a 3,70 volte la posta, puntandoci 2 euro, quindi importo scommesso 2 euro, vinci da potenziale 7,40 euro. Quindi con questi 7,40 euro e i soldi rimasti nel budget iniziale, arriviamo a 12,40 centesimi, quindi abbiamo soddisfatto il nostro obiettivo e abbiamo vinto anche 30 centesimi in più del dovuto, che verranno comunque impiegati nella prossima serie, quindi nelle prossime giocate. Quindi serie conclusa il 21 febbraio, come puoi vedere dalla data della bolletta, e si passa adesso alla terza serie, quindi ad incrementare nuovamente il budget di un altro 10%. Conclusa la seconda serie di scommesse, ad interesse composto si passa alla terza serie, che come puoi vedere è iniziata il 9 giugno, in quanto i campionati sono stati comunque fermi e bloccati per l'emergenza Covid. Quindi abbiamo un budget di 12,10 euro, il rendimento del 10%, con l'obiettivo di arrivare a vincere 13,31 euro. Prima scommessa, esito perdente, puntati 2 euro, quindi da 12,10 euro si passa a 10,10 euro, con la serie che è ancora in corso. Seconda scommessa della terza serie, quindi le nostre statistiche di base sono sempre le stesse, l'obiettivo è sempre quello di arrivare a 13,31 euro. La scommessa in questo caso è vincente, quindi con 3 euro sono stati vinti 11,42 per un totale, quindi budget aggiornato, di 18,52 euro, visto che comunque sono stati aggiunti i 7 euro che sono rimasti a disposizione nel budget iniziale. Quindi abbiamo una serie conclusa e un avanzo di oltre 5 euro da poter comunque impiegare in altre scommesse. Concludiamo questo video con appunto i miei canali social, quindi dove trovarmi. Ho un canale YouTube, infatti sul canale YouTube Luigi Sallusti Financial Betting Advisor troverai altri contenuti video dedicati all'ice method ed altre tecniche di investimento nel settore delle scommesse sportive. Ho un profilo Instagram, infatti ti basterà cercare Luigi Sallusti - Financial Advisor, dove pubblicherò post e stories sui migliori pronostici del fine settimana per investire nel betting come veri professionisti. Ho anche un canale Telegram, quindi se vuoi ricevere sul tuo smartphone tutte le notifiche sui miei personalissimi consigli di gioco, basterà scaricarti l'app Telegram e cercare il mio canale Luigi Sallusti. Raccomandazioni finali, cosa potresti fare ora? È il momento di passare all'azione.
Iscriviti al canale se il video ti è piaciuto e se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi contenuti che pubblicherò, ti occorre l'iscrizione al canale e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Dubbio o perplessità? Se hai qualche dubbio in merito o qualche domanda da pormi, non esitare a contattarmi. Puoi mandarmi una mail all'indirizzo info@luigisallusti.it in modo da poterti rispondere a quanto prima. Puoi anche abbonarti al servizio. Se vuoi provare il servizio, occorre che tu vada sul sito internet www.luigisallusti.it, cliccare sulla sezione Abbonati e compilare il form per iniziare a ricevere i primi pronostici personalizzati. Che altro dire? Grazie per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video.